Il drammatico agguato che è costato la vita al nostro ambasciatore Luca Attanasio e ai due membri della sua scorta ha riportato l'attenzione sulla instabilità profonda che affligge la Repubblica Democratica del Congo e fa riflettere anche sui conflitti che ancora persistono in molti paesi africani, dal Darfur alla Nigeria. Conflitti ancora molto complessi, molto radicati, per nulla risolti o tantomeno congelati. E questi conflitti richiedono interventi a più livelli, militare, politico, diplomatico, umanitario. Così come i conflitti, anche la diplomazia si è modificata nel corso degli anni e si è adattata a nuove competenze, ad intervenire in nuove modalità. In questo senso, un ambasciatore, soprattutto un ambasciatore come Attanasio, molto preparato, specializzato, di grande esperienza, svolge un ruolo che è ancora molto rilevante. In regioni come queste, un ruolo non tradizionale che certamente è complementare al ruolo svolto da altri attori politici internazionali. Più che faccenda di rapimenti, parlerei di riscatto come una delle fonti di finanziamento più comune per i gruppi armati che operano in questa regione. Parliamo di formazioni militari o paramilitari, spesso non facilmente identificabili quanto alla loro matrice, affiliazione, soprattutto la loro entità. Per molti di questi gruppi, il ricorso a rapimenti a fini di riscatto è lo strumento più facile, più a basso costo rispetto ad esempio al traffico di droga o al traffico di diamanti. Ed è spesso praticato anche da formazioni più strutturate come Boko Haram e Al-Shabaab in altri paesi. E ovviamente è diretto verso target occidentali, quindi diplomatici, personale dell'ONU, della Croce Rossa, delle ONG. E questo è purtroppo un altro degli aspetti complementari delle trasformazioni, dei conflitti che rendono la regione, così come tante altre regioni del sistema, ancora più instabile.